Ciao a tutti amici, bentrovati su TCG Television da Daniel. Quest'oggi, come vedete, abbiamo una busta che arriva dalla Tops, per precisamente Tops Italia, che si trova a Milano, bene bene affrancata. E indovinate un po' cosa contiene? Ovviamente le ultime carte di Match Attacks che mi mancavano per completare la collezione. Quindi oggi ci andremo ad unboxare questa busta e poi a seguito vi farò vedere l'album completo. Drop it. Pronti forbici alla mano? Direi che possiamo tagliare un angolino della busta così, in modo tale da, speriamo, da non rompere nulla, ma forse c'è anche un foglio dentro, non vorrei far danni, spero di non tagliare niente di interessante, tanto i forbici sono all'opera. Voilà. Via la carta. Ok, non abbiamo rotto nulla. C'è un foglio, come sospettavo. Ok, via la busta, tanto l'abbiamo vista. Tops, servizio di cortesia. Ah, c'è anche il numero di telefono, interessante. Caro amico, vogliamo ringraziarti per aver scelto la nostra collezione. Siamo lieti di spedirti le figurine che ci hai richiesto per completare la raccolta, con la speranza che ci seguirai anche nelle prossime collezioni. Beh, vediamo cosa proponete il prossimo anno. Una serie di Match Attacks non si rifiuta mai. Le sorprese e novità non finiscono mai in casa Tops, non perderle. Ed ecco qui il nostro mappazzone di carte. In realtà sono solo 13, mi ricordo che me ne mancavano. Andiamo a vederle assieme. Abbiamo Maximilian Philippe del Borussia Dortmund, quindi Borussia completato. Juan Mata del Manchester United, Manchester United completato. Sidibé del Monaco. Lo Celso del Paris Saint Germain, non sapevo neanche che esistesse. Eionossi del Basilea. Higuain, pensate, l'ultima carta che mi mancava della Juventus era Gonzalo Higuain, che adesso praticamente non è più alla Juventus. Poi abbiamo della Roma Juan Jesus con misero 67 di difesa, molto bene. E poi comincia la roba succosa. La prima foil è il midfield duo del Real Madrid che non ero ancora riuscito a trovare, di Luka Modric e Toni Kroos, un bello 86-87 molto equilibrato. Poi abbiamo per il man of the match Diego Godin, difensore con ben 98 per l'Atletico Madrid, una bestia immonda, e un 99 con De Gea, portiere del Manchester United, veramente figo. Abbiamo poi un 100 club con 100 in difesa Casemiro, che è un centrocampista del Real Madrid con anche 71 in attacco, quindi piuttosto equilibrato, molto figa come carta. Un altro 100 club ed è Dybala, quindi manca un altro della Juventus con 100 in attacco, mi sembra un po' eccessivo sinceramente. Ancora un 100 club ed è l'ultimo ed è il più grosso di tutti, signori. 101 Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è uscito in molte salse, in molte versioni, c'è anche, mi pare, l'Hattrick Hero. E questo era l'ultimo che ci mancava. Adesso non mi resta che andare ad inserire queste carte all'interno del raccoglitore e poi ce lo gustiamo assieme, pagina per pagina. Eccoci tornati. Per far entrare il raccoglitore all'interno dell'inquadratura ho dovuto rimuovere la mia cam e oltretutto effettuare l'inquadratura con il grandangolo, quindi lo vedete un po' deformato, però ragazzi, credetemi, questo è il modo migliore per farvelo vedere. Come vedete il raccoglitore è bello spesso perché è bello pieno, e cominciamo dalla prima pagina, che è quella che riguarda la campionessa, la squadra campione dello scorso anno, che è anche di questo in realtà, che è il Real Madrid 2017-2018. Tutte foil le carte per il Real Madrid, a partire dal logo che è una delle carte più rare. Ne ho trovate anche due, quindi sono riuscito poi, vabbè, una a scambiarla. E poi abbiamo tutti i giocatori, anche i Defensive Dynamo sono ovviamente foil come tutti quelli delle altre squadre, ma hanno una olograficità un po' diversa. Come vedete sono metallizzati in maniera diversa sullo sfondo perché compare la scritta Defensive Dynamo. Nella parte successiva del Real Madrid abbiamo poi l'Hot Shot, stessa cosa del Defensive Dynamo, che ovviamente è Ronaldo, prima carta di Ronaldo, una delle tante.
E poi abbiamo il midfield duo, che ha una rarità altissima, anche questa più o meno all'incirca come quella del logo. Il problema è che ho trovato due loghi in zero di midfield duo, vabbè, pazienza. Passiamo poi al Barcellona, una delle, possiamo dire, delusioni dell'ultima Champions League, quanto è stata eliminata per me è un piacere dalla mia Roma, però peggio per loro. Defensive Dynamo Piquet, altra foil ovviamente non poteva che essere Leo Messi con ben 90 in attacco. Atletico Madrid, siamo a tutte le spagnole, poi passeremo alle tedesche se non erro. Godin in difesa con ben 88, esiste anche la versione 100 club e anche la man of the match se non sbaglio. E di qua abbiamo in attacco Griezmann, che non ho mai sbustato, mi pare me l'hanno dovuto scambiare. Bayern Monaco, e infatti come dicevo si passa alla Germania, difensore principale defensive Dynamo Hummels con 84 in difesa, anche se poi Alaba ha 86, vabbè, dettagli. E poi sulla parte sinistra abbiamo Lewandowski come hot shot miglior attaccante del Bayern Monaco con 88 in attacco. Passiamo all'Ipsia. L'Ipsia, una squadra new entry per la Champions League, è anche infatti piuttosto scarsa come vedete dai parametri medi di questi giocatori. Il valore più alto ce l'ha il defensive Dynamo, guarda un po', con 71, vabbè, tralasciando i portieri che ovviamente hanno sempre un po' di più in difesa e l'attacco praticamente azzerato. Vediamo un po' chi è il loro miglior attaccante, è Werner con 78 in attacco, eccolo qui sotto. E poi passiamo a un'altra squadra un po' più blasonata come il Borussia Dortmund. Anche per il Borussia Dortmund i parametri non sono granché, miglior difensore Lukas Piszczek con 81 in difesa. Passiamo poi al lato successivo dove troviamo Aubameyang con ben 86 in attacco. Poi c'è anche la coppia Aubameyang-Royce che formano un attacco di 87. Il resto della squadra con buoni voti, abbastanza buoni, ovviamente i migliori sono la coppia di attaccanti. Il Chelsea ha parametri ovviamente superiori, David Luiz da solo arriva a 85 ma non è il miglior difensore in quanto Azpilicueta si becca un bel 86. C'è anche Kanté con 87 ma qui stiamo già parlando di centrocampisti. Dal lato successivo abbiamo un po' di attaccanti tra cui Morata che ha solamente un misero 81. Strano ma vero, la coppia migliore è un defensive duo che è David Luiz e Azpilicueta che arrivano a 87 di difesa. Abbiamo poi il Tottenham con Alderweireld miglior difensore con 84 alla pari di Rose che si è messo in mostra nell'ultimo mondiale. Poi sulla destra miglior attaccante ovviamente Harry Kane con 85 in attacco e poi abbiamo la coppia Eriksen-Alli, midfield duo di centrocampisti. Manchester United con Bailey, miglior difensore, a detta loro con 77. Ovviamente De Gea ha parametri sproporzionati con 89 in difesa. E di qua abbiamo Lukaku, miglior attaccante, con 83. Manchester City. In Manchester City si presenta una squadra piuttosto sotto le aspettative. Abbiamo Kompany con 79 e Mendy con 83 tra i migliori difensori. C'è anche Walker con 79. In attacco ovviamente spiccano Aguero con 85 e Jesus con 84. Per il Liverpool valori piuttosto migliori, si è giocato quest'anno la finale di Champions, purtroppo non è riuscito a strappare il titolo al Real Madrid e ha messo in mostra i suoi migliori giocatori, tra cui Klein in difesa con 76 ma anche Lovren che qua è piuttosto basso e Matip con 75 e abbiamo un James Milner con 78. In attacco ovviamente spiccano Firmino, Mané e Sturridge e soprattutto il grande Salah che qui abbiamo solo con 77, poi il prossimo anno sicuramente avrà valori enormi immagino. Abbiamo poi il Benfica con Luisao ormai dai tempi immemori con 71 in difesa, in attacco abbiamo Seferovic con un misero 67 piuttosto scarso, per il Porto spicca Marcano del difensore con 75 in difesa. In attacco abbiamo Suarez con 73, nulla di che. Monaco molto ridimensionato negli ultimi periodi, miglior difensore Kamil Glick che troveremo dopo anche come centro club, miglior attaccante ovviamente non poteva che essere Radamel Falcao.
Per il Paris Saint-Germain parliamo invece di valori totalmente diversi, perché abbiamo già un Thiago Silva con 85 Defensive Dynamo, ma abbiamo anche Dani Alves con 85, poi c'è Marquinhos con 80. Mentre in attacco abbiamo Pastore con 77, Neymar Junior con un bel 88, come potete ben notare, e poi abbiamo Cavani con 84. Per l'Anderlecht nulla di che, quindi direi che è una squadra che possiamo sorvolare tranquillamente, non ha nulla di particolare. Il Copenaghen è una squadra che io strapperei da questo raccoglitore, in quanto non era presente nella Champions League. Questo è un erroraccio da parte di Tops, che non ha voluto aspettare le qualificazioni e ha dato per scontata la qualificazione del Copenaghen. E l'hanno infilata qui, non ci dovrebbe stare però. Basilea nulla di particolarmente esaltante, neanche per loro. L'unica cosa esaltante di questa squadra è il cognome dell'attaccante, Van Wolfswinkel, impronunciabile quasi. Abbiamo poi il Besiktas, anche per questi nulla di particolarmente potente, se non Pepe, che ha un bel 85 in difesa. In attacco abbiamo Tosun con 74. Feyenoord, anche per il Feyenoord nulla di che, andiamo avanti alla panza, cioè la Juventus, penultima squadra, poi abbiamo la Roma, e qui abbiamo un bel po' di numeri alti come Sandro con 82, Buffon con 86, nonché Chiellini, Defensive Dynamo con 90, ma anche Barzagli con 83. In attacco ovviamente abbiamo Dybala Hotshot con 86, addirittura il più potente di Higuain che ha solo 85, ma abbiamo anche Mandzukic con 83. Per la Roma valori un po' più nella norma, abbiamo solamente un 74 per Fazio, un 78 per Manolas, non si arriva all'80, ma la pena ci si arriva con Zeko che ha 83, il resto dei giocatori è stato assestato tutti sotto l'80, una cosa un po' brutta a mio avviso. Abbiamo poi Man of the Match, cominciamo con la roba grossa, Modric con 95 in attacco, Rakitic, Godin 98 in difesa, Thiago Alcantara molto equilibrato, così come Naby Keita del Lipsia, Aubameyang, Courtois una bestia di portiere, Dembélé un 88 in difesa e De Gea anch'esso una bestia di portiere. Passiamo di qua, abbiamo per il Manchester City Walker con 89, abbiamo Mané 92 in attacco del Liverpool, Pizzi del Benfica, Danilo del Porto, Sidibé del Monaco e Verratti. Abbiamo Onyekuru dell'Anderlecht, Kvist del Copenaghen e Van Mojvinkel di nuovo del Basilea. Quaresma, vecchi ricordi per gli interisti, per il Besiktas, Tornstra del Feyenoord, poi Pjanic con 92 in attacco per la Juventus e Strootman, libero 88-83 per la Roma. Nei 100 club abbiamo Oblak, Juanfran, Marcelo, Chiellini e Glick. Per i parametri difensivi vedete hanno tutti 100 in difesa. Anche però abbiamo anche Vidal e Casemiro. Dopodiché iniziano i parametri alti in attacco. Abbiamo Bernardo Silva per il City, Dybala per la Juventus ed infine il più grosso di tutti, anzi non infine perché poi c'è Neymar Junior con 100 e Ronaldo appena unboxato dalla lettera con 101, signori. Dopodiché passiamo alle UEFA Champions League All-Star, giocatori un po' più potenziati rispetto alle versioni normali. Abbiamo 11 giocatori che diciamo vanno a formare una formazione tipo. Abbiamo Casillas in porta, Dani Alves in difesa insieme a Marcelo, Piqué, Sergio Ramos e poi a centrocampo Busquets, Iniesta, Robben. In attacco il tridente Mandzukic, inspiegabilmente, vabbè, Mandzukic, Messi, Ronaldo. E che tridente che sarebbe, basterebbero loro due, guardate, Mandzukic è proprio fuori luogo. Negli hat-trick abbiamo di nuovo Ronaldo e vai, questo dovrebbe essere la quarta versione dopo quella del team del Real Madrid, il 100 club, l'UCL lo star, abbiamo anche l'hat-trickiro che ha solamente 90, molto scarso. Abbiamo poi infine Arda Turan, Leo Messi, Aubameyang e Aguero. Per ultimo il trofeo. Dopodiché si passa alle carte speciali che si trovano all'interno dei tin. Purtroppo mi mancano ancora quelli del tin arancione che non sono riuscito a trovare. Spero che in qualche modo prima o poi li recupererò. Qui abbiamo i Game Changers che avevamo già visto nell'unboxing del tin. E a seguire abbiamo i New Signing.
gli ultimi arrivati per quanto mi riguarda. Qui sotto abbiamo due Nordic Superstar, ne ho solo due, ma non credo di completarle. Alla fine ho deciso di mettere anche le carte Pro 11, quelle che si trovano all'interno di ogni pacchetto, con il codice per giocare online con un pacchetto virtuale che ci andiamo a sbloccare il giocatore, nonché altre carte. Guardate, questi sono tutti diversi, quindi ne ho collezionati ben 9, 18, 26, comprese quelli limited. Ed infine abbiamo le vere e proprie limited edition. Ne ho solamente 6 purtroppo, vediamo se riesco a farvele vedere meglio. Ok, meglio di così non ci riesco. Abbiamo Ronaldo, che si trova all'interno dello starter pack. Salah, trovato all'interno del, chiamiamolo, God Pack, il pacchetto speciale che si trova all'interno di ogni box in cui ci trovano tutte carte foil. Abbiamo poi Lewandowski, che ho trovato all'interno del team dei New Signings. Gabriel Jesus, trovato nel team dei Game Changer. Casillas, trovato a milioni nei blister pack da 5 buste. E poi David Luiz, che è riuscito a scambiarmi il nostro caro Scla. Beh ragazzi, questa era tutta la collezione delle Match Attacks Champions League 2017-2018. Spero che il video vi sia piaciuto, abbiamo visto assieme tutta la collezione, esclusi le carte speciali arancioni, che non mi ricordo neanche come si chiamano, vabbè, qui sicuramente ve lo posto qui sul video, che purtroppo non sono riuscito a reperire. Per questo video è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.